una faccia distrutta. Che te frega? C'è pure un motivo per cui ce l'hai distrutta, no? Questi giorni. Ciao Volpette, benvenute in questo mio nuovo video. E ciao anche ai curiosi, perché evidentemente, cioè, se avete aperto questo video c'è un motivo, ovvero riconoscete questa faccia, la faccia di Martina, poverina, che è distrutta per chissà quale motivo. Adesso ce lo spiegherà lei. Martina è una ragazza che è nota ultimamente sui social perché è stata presa di mira da un ragazzo VIP, di cui non faremo il nome. Però adesso Martina ci spiegherà le conseguenze dell'essere appunto insultata da un personaggio VIP che è appunto influente e che quindi influenza la gente che lo segue. Quindi parlaci un po', che è successo dall'inizio? Allora, niente, io in realtà ho un profilo abbastanza ironico, dove cito varie persone del mondo dello spettacolo tramite foto, video, dove commento a volte anche dei fatti di gossip di dominio pubblico, senza mai entrare chiaramente nella sfera personale del personaggio. Chiaramente, forse quel giorno ho toccato la persona sbagliata, non lo so che era successo quel giorno, dato che anche precedentemente, come già affermato da lui, c'erano serie di contatti, ma anche in maniera molto tranquilla, dove non c'erano segni di fastidio da parte sua, dove mi avesse comunque detto di smetterla o mi avesse comunque bloccato, segnalato. Quindi io mi sentivo tranquilla, non vedevo il problema. Anzi, mi ha pure ripostato in varie storie, mi ha risposto, mi piace ai post. Quindi sinceramente non era, perché tutte le persone specifico che mi scrivono e mi dicono guarda non mi piace, lasciami stare, io non ho mai più insistito. Quindi non sono una stalker. Questo che ha scatenato, chiaramente ha scatenato delle offese da parte di questa persona sul livello fisico, intellettuale, familiare, e che non c'entrano niente su quello che faccio nei social. Perché io sui social non metto la mia vita e i miei figli, quindi non penso di poter essere giudicabile in quella maniera. Non nego che dopo 10-15 messaggi di insulti il mio compagno abbia risposto. Quindi su quello io prendo la responsabilità della risposta, ma voglio che sia chiaro che è stata solamente una conseguenza a tutti gli attacchi che mi sono stati fatti senza che io rispondessi. Quindi io sono stata per 20 messaggi in cui lui mi diceva perché non rispondi? Perché non rispondi? Ah, evidentemente ti sei morsa la lingua, perché non rispondi? Parliamo di te, della tua faccia, rispondi. Quindi dopo 20 messaggi in cui mi veniva richiesta la risposta, la ricevuta, chiaramente non poteva essere una risposta tranquilla, tipo ciao, come stai? Certo. Quindi voglio che sia chiaro che a volte è troppo facile dire ma hai risposto male, è una conseguenza. Perché non è che una persona si deve chiudere, capito? E non c'è diritto di replica. La cosa più grave è che essendo un personaggio pubblico, lui influenza, si può dire, 1.000.000 e passa di persone, che a loro volta hanno cominciato, senza chiedermi l'opinione al riguardo, a offendermi, a minacciarmi di morte, a minacciarmi di non mettermi davanti a una telecamera, a un video, se non voglio essere giudicata. Io non credo che il fatto che uno si metta su Instagram e dia diritto alle offese personali sul fisico, sull'intelletto, sulla vita, cioè tu puoi dire che una foto non ti piace, puoi dire mi sembra una foto ridicola, ma addirittura a dire perché non muori. Ma manco l'hanno viste le cose che fai. Cioè, mi sembra proprio esagerato. Certo. Mi sembra esagerato e soprattutto sono atteggiamenti, secondo me, non idonei. Cioè, non è comparabile quello che ho detto io con quello che poi è stata la risposta, secondo me. E quindi adesso c'è tutto un meccanismo mediatico che chiaramente dicono che ho cercato io, ma io non faccio il nome di questa persona semplicemente perché io voglio che passi il messaggio, non la parte del gossip, perché altre persone pure mi hanno detto parliamo in pagine dei gossip. Io non ho detto niente a loro, sto a parlare con te, posta perché voglio che rimanga una cosa sociale, che si capisca comunque che il problema adesso è successo perché è pubblico il personaggio e quindi ha un impatto. Ma queste sono le cose che succedono sempre, tutti i giorni, a tutte le donne, a tutte le ragazze, anche ai ragazzi sui social, perché non rispecchiano i canoni, no? Che loro dicono, o i canoni della società, allora si devono sentire
in vergogna a mettersi una gonna corta o in vergogna a esprimere la propria idea. Ma cioè, la cosa della gonna, spiegamela perché, cioè, non lo so, a me mi hanno detto questa persona oppure le persone che sono, no, le persone che mi seguono, che dopo questa cosa che ha scaturito, mi mandano messaggi in cui dicono: se tu avessi problemi con il tuo corpo non mostreresti chiaramente le foto in minigonna. Io queste foto in minigonna non ce le ho mai avute, ma pure se fosse, tu non lo sai, tu non lo sai io come la vivo, non lo sai come la vivo, non la sai come la vivo. Ma detto questo, cioè, non mi ha creato il problema solo quello, ma addirittura entrare nei particolari su alcuni screen pure che ho pubblicato. C'è la casa che te casca a pezzi, c'ha le porte rotte, ti giuro. Ti giuro, c'è la casa che sei una poraccia e rimani nel tuo buco, se sei una che pulisce i cessi continua a fare quello che fai perché non sei una persona da web, perché ci sono persone da web e persone che non sono da web. Vediamo un attimo. Poi dammi pure magari se vuoi gli screen, se vuole Martina li pubblichiamo senza nomi e vediamo che gli dicono. Cioè la prima, tante volte, cioè, poi ti dicono: no, quello che vuoi è solamente i followers, tu hai detto questa cosa solamente per i followers. La prima cosa, voglio specificare che anche dopo l'uscita di questa cosa il mio profilo è rimasto pubblico, quindi io non ho obbligato la gente a seguirmi per vedere le risposte, quindi le mie risposte, cosa che a differenza fanno altre persone, okay, che quando succede una strage mettono subito il profilo privato, ne parlano, però loro hanno il profilo privato, almeno tu vai e segui. A parte le offese gratuite, ma anche il modo di pensare delle persone a me veramente mi mette paura, cioè il fatto che uno giustifichi, come ti ripeto, il fatto di dire grassa, sparate, uccidite, semplicemente perché giustificando il fatto tu ti ci metti sui social e quindi è giusto che... Ma non è vero, allora vuol dire che se una donna sta in minigonna pensata è giusto che la stuprano? Vuol dire che se tu c'hai 10 kg in più non puoi andare con i leggings? Hai capito? Oppure vuol dire che se io non ho i soldi per fare una pulizia dei denti posso sorridere? Mm-hmm. Cioè, non è giustificabile questa cosa. Che se c'è la casa, che tra l'altro non è come la descrivo, perché ci sto dentro adesso. Beh, ma gli ho rotto. Non è, ma si capo, ma vuoi vedere la mia? Cioè, veramente, mio nipote pare in accampamento di guerra, ha rotto tutto. Cioè, sti cavoli, che vuol dire? C'è un armadio rotto, non puoi mettere una foto su Instagram? No, mi dicono, mi hanno detto addirittura, tuo marito è frustrato, come fa ad andare a letto con te? E gli tocca dare l'Oscar, gli tocca dare... Ma io dico, ma che cosa autorizza una persona? Poi io sono di quest'idea, perché poi questa persona si sta coprendo dietro al fatto che comunque era un consiglio. Allora io penso che il consiglio primo va detto se richiesto, va dato se richiesto. Io ho sentito pure l'audio, tra l'altro, non ecco, era e non mi sembra consiglio. Un consiglio. I consigli vanno dati chiaramente in maniera professionale, se sei un professionista, e soprattutto non in quella maniera, dicendo magari un consiglio ti posso dare magari per la tua salute, ma io ti ripeto, i consigli sono richiesti, perché io non posso venire da te e dirti consiglio di rifarti i capelli. Ma che mai sì, non si danno come se fosse, cioè, come si dice, in modo da sbruffare. Bravo. E non si danno ridendo e prendendo per il culo. Vabbè, ormai tanto sapete, dico parola. La persona in questione, tra l'altro, vedete, Martina non è una persona a cui, cioè, tu vedi una persona del genere, devi dimagrire perché la gente segue un cattivo esempio guardando le tue foto. Cioè, ma tu come l'hai vissuta questa cosa? Ti sei fatta domande, ti sei fatta paranoie su te stessa? Un veramente sì, nel senso, no, io lo dico in maniera tranquilla. Io non voglio fare la vittima, di certo non è che non ho mangiato, cioè che do il giusto peso a quello che ho vissuto bene. Io. Ma magna, che però ti posso dire che io ho vissuto sempre i social come un hobby, come diceva a te, quindi io l'ho sempre vissuta nel tempo libero e tutto. Devo dire che questi 3 giorni io l'ho vissuta proprio pesante, cioè io quando leggevo certe cose dovevo prendere un attimo la situazione in mano il compagno mio, perché comunque non mi sono mai trovata davanti a tanto astio così insieme, capito? Cioè potevo litigare magari con un'amica mia, però non c'è mai stato a livello mediatico di massa tutta questa cosa brutta che mi è successa. Poi la cosa peggiore, mi dispiace dirlo, le donne, cioè le donne che giustificano dicendo: ma come sei frustrata, ma che piangi davanti al video, fai cagare. Cioè io voglio dire, una persona appena accusato che io lucro e rido di una cosa così grave come una malattia di cui c'è morto pure mio padre, e non devo mostrare, cioè non devo provare rabbia?
l'audio che sono stati pubblici, io li lascio pubblici, rimangono là, anche sono stata minacciata di querela, perché poi tutto è diventato una burla, dicendo non pubblicare niente che ti querelo, ti tolgo i soldi, cioè proprio... Tolgo i soldi? Sì, mi faccio un po' di soldini sulla tua pelle. Cioè, avete i soldi per voi? State zitti, attappate con la bocca, perché già vi danno i milioni, cioè veramente, non famo nomi a niente, però... Non c'è proprio una, come si dice, una capacità per cui siete famosi, almeno, cioè Martina comunque è una ragazza umile, non sta né a parlare dei soldi che c'ha né niente, che volete togliere i soldi a una persona che c'ha un lavoro umile, una famiglia umile, che volete fare voi? Cioè quello. Cioè che problemi c'ha la gente, poi non è che lei è andata a giudicare questa persona a livello fisico, mai, personale, mai. Cioè quella che fai tu è satira, no? Quindi sì. Come cioè, la fanno tutti, come la fanno tutti, io non è che imito, io se posso dire la parolaccia, cioè, allora io ho fatto un video che ancora io l'ho lasciato in storia nell'evidenza in modo che tutte le persone possano vedere, io non ho cancellato niente, dove dicevo avete rotto i coglioni, così ho detto, con questa storia di amore, 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 state solo a sponsorizzare cose, ho detto andate ad aprire una bancarella a Parmiro Togliatti. Questa è stata l'offesa che io ho fatto sulla situazione, che sia chiaro, nulla inerente alla persona, nulla inerente alla famiglia o alla cosa fisica, quindi io penso che una persona del genere poteva anche evitare di rispondere, oppure devo dare rispondere, rotti i coglioni tu, fatti i cazzi tuoi, ecco, non brava, brava, fai schifo, mettiti a dieta, come ha fatto tuo marito a prendere, brava. Bravo, è quello. Dai che... un messaggio negativo e dai altro messaggio negativo. Cioè io te lo dico che c'ho un canale da 10 anni. Comunque ho creato un piccolo mondo dove la gente è imperfetta. Comunque se riesce a sentire a suo agio. Quindi è questo il messaggio che deve passare. È per questo che Martina adesso fa questo video. Perché non è giusto che uno si sente inadatto a causa di un'altra persona e che non pubblichi. Cioè anche per questo che la gente non dice quando viene violentata, non dice quando viene bullizzata. Perché? Perché al di sopra di tutto c'è sempre qualcuno più famoso, più conosciuto, che dice sempre che tu devi fare quello, sì. Cioè il contrario di quello che devi fare. Non è che questa persona, perché c'ha più seguito, vuol dire che ci abbia ragione lei. Eppure tutti i seguaci suoi continuano a prendere per il culo, continuano a fargli pressioni mentali, psicologiche, per cui Martina ha pure pianto, mo sei calma, però ieri ho visto le tue storie, mi sto preoccupando perché mi hai visualizzato, non lo fare più, mentre piangi. Cioè comunque avete fatto sta male una ragazza e non si fa, perché cioè lei come tante altre, perché il mondo del web è proprio è l'arma peggiore, è la cosa sia più positiva che negativa al giorno d'oggi. Perché... No, che poi io penso che i social siano nati secondo me per mettere in comunicazione delle persone e scambiarsi delle idee, delle opinioni, cioè io non credo che i social siano nati per sfogare nell'odio. Cioè io questo dico, non c'era bisogno di tutta sta cosa, non c'era bisogno poi di buttarla sempre su due spicci dicendo è solo una cosa mediatica, capito? Cioè perché loro poi minimizzano dicendo vabbè ma tu tanto hai fatto solo per una cosa mediatica. Ma non è così, non è così, perché io non ci campo, non ho chiesto soldi per dire la mia, non ho dato la mia opinione a persone, cioè la mia versione a persone che penso che potrebbero rigirarla. Cioè sai quante persone mi hanno scritto dicendomi dai dimmi quello che sta succedendo che li smerdiamo. No, io non voglio fare quello, io ho detto no guarda non c'ho idea, non c'ho intenzione, io voglio parlare della problematica che è molto grave, perché io quando ho aperto quei messaggi ci poteva essere mia figlia, ci poteva essere mio figlio. Magari potevo, cioè io dico, voi che ne sapete dei problemi che c'è una persona? Io magari, è vero, sono disoccupata, cioè porte che mi cascano a pezzi, ma voi sapete perché? Cioè voi andate a dire una cosa del genere a una persona, ma voi sapete che comportate nella vita di una persona? Le insicurezze che potete comportare? Io questo voglio dire, che uno apposta perché è un personaggio pubblico, ma anche nel piccolo, perché non mi voglio fermare in quello, apposta perché c'è la libera espressione nel mondo, bisogna sapere quello che si dice e come si dice. O almeno l'invito che io faccio, almeno chiede scusa. Ma non chiederà mai scusa, non chiederà mai scusa, perché non è la prima volta. Io sono solamente, come dicono tante persone che ringrazio, che stanno da parte mia, dicono perché anche tante persone brave ci stanno, sì, questo lo devo dire. Lo devo dire. Che dicono, tanto tu sei l'anello debole, che è servito a loro comunque per parlare. Forte. Allora io dico, siccome ho ricevuto pure una diffida da parte di una persona che non sto dicendo, non voglio dire chi è. Io dico, come si fa a continuare a parlare di una persona, però diffidandola e togliendole il diritto di replica?
Cioè, è una cosa assurda, lasciarla là senza poter rispondere perché tu l'hai minacciata. Io penso questo, vuoi avere la libera espressione tu di dire le cose, la devi dare anche agli altri di rispondere. Certo. Sono stati dei giorni in cui io tante volte ho vacillato pure se andavo avanti a livello legale, perché comunque dicevo, vabbè, ma al mio compagno, vabbè, ma dai, ma questo c'ha tanti follower, questo c'ha i soldi, c'ha l'agenzia, no? Perché poi chiaramente è anche dispendiosa una cosa del genere, no? Quindi è stato momenti pure che mi ho messo in dubbio magari, no, il mio, perché poi ti fanno pure entrare nella cosa mentale che veramente magari sei tu che l'hai provocato. Ma io no, ringraziando tutte le persone che pure mi hanno scritto, non ti preoccupare che lo sappiamo, vediamo, ecco, già ci sono dei precedenti che io sto continuando, perché questa qua non è una battaglia per averci i soldi. È una battaglia perché tutti i seguaci di questa persona devono capire che il cyberbullismo, il body shaming, queste cose qua vanno pagate. Io questo, vanno pagate, non rimarranno per sempre impunite. Questa persona facendo così ha liberato le gabbie a tante persone già cattive. Tra l'altro hanno detto morta dei follower a te. Questa persona gli ha detto che è morta dei follower, quando invece, cioè, come se questa persona avesse paura di perdere i suoi dei follower, che non è che te pubblica. Poi secondo me se fa pure dei profili privati per andare a vedere le cose, no? Sì, ieri mi è uscito un account privato, infatti ti ringrazio che mi ha detto... Cioè, le pagine contro di te, cioè... Ieri è uscito un account privato che si chiama Lavorazione di Influenza Real, per motivi legali, profilo privato, non sono io. È una pagina per prendere non sono culo. Io, quindi io ho detto a tutte le persone che mi conosco di segnalare, perché non sono io. Perché è capace pure che questa persona si può mandare dei messaggi con questo profilo, creando dei nuovi insulti, ma non sono io. Sì. Io non ci ho mai avuto, come già ho invitato nelle mie storie la persona, a pubblicare le cose che io avevo un profilo prima. Io non ho mai avuto nessun profilo che non sia questo. Dai primi di giugno. Quindi io so che Instagram era prima del 4 giugno. Non ce l'ho. Non ce l'ho mai avuto niente, c'ho Facebook. E tu per una ragazza dici sei grassa, fai schifo, c'hai tu che puzza. E le cose... C'hai la faccia di una a cui puzza l'alito. Boh. C'hai le cose che ti strusciano. Allora, chi fa sesso con te si dovrebbe dare un Oscar. E non so come fai a uscire di casa e tutta una serie di cose. E voi seguite sta gente. Almeno... De certo non sono cose che a me aiutano a migliorarmi. Senza far nome. Se tu te lo trovassi davanti adesso, con calma, cosa io consiglieresti? Cosa io diresti? Io la prima cosa che gli direi è perché. Gli chiederei perché, perché sta cattiveria? Se io fossi io con lui da sole, perché io questo che voglio spiegare, che questa cosa è mediatica, perché lui l'ha fatto su Instagram, perché se lo faceva sotto casa e mi ci tofonava, di certo io... La rimaneva tra voi. Ecco, quindi la cosa è questa, io gli direi perché. Che cosa ti ha dato a te sta cosa? Che hai provato? Cioè, che soddisfazione ti ha dato? Che ti sei sentito superiore? Ti sei sentito migliore? Allora, se tu ti metti su Instagram, vabbè, non vuol dire che tu voglia essere invisibile, però comunque il tuo obiettivo è quello di far ridere la gente, no? Certo. Cioè, come quello mio, quello di altri youtubers, influencers, o comunque gente che fa queste cose, c'ha solo l'obiettivo di intrattenere. Brava. Intrattenere le persone. Certo. Io mai ho voluto niente sull'estetico, mai sul beauty, non ho mai voluto fare niente che riguardasse quello su cui lui mi ha offeso, cioè non mi sono mai proclamata modella, non ho mai fatto niente per voler arrivare a quello. Io, infatti, se tu vedi tutti i post che taggo persone comiche, tipo Enzo Salvi, cioè, perché la mia cosa sarebbe comunque quella cosa comica, no? Ironizzare, cioè, queste cose, quindi non, ma a prescindere, pure se ci avessi la foto col culo di fuori, nessuno ha il diritto di dirmi fai schifo perché c'è la cellulite. Se non ti piace, non lo guardi. O se vuoi commentare, puoi commentare sotto. Guarda, anche se non c'è niente di male, magari puoi postare altre foto che ti valorizzano di più. Ma se tu potessi tornare indietro, la rifaresti la storia in cui hai detto hai rotto il cazzo? No. Anche se adesso è uscito fuori tutto? Non lo so, sono sincera. Cioè, nel senso... Non lo so. Cioè, sono onesta, nel senso, non so se ne vale la medaglia, capito? Sì. Cioè, saperlo che avrebbe fatto tutta sta cosa... Cioè, pensato sì, perché alla fine non è una cosa che era indispensabile, ma addirittura io dico, prima di andare a fare la doccia, quindi era proprio una cosa che io ho fatto con leggerezza. Così. Quindi pensare che una mia leggerezza, un commento così con leggerezza poteva portare a tutte queste offese, sinceramente...
non l'avrei fatto. Anche perché non è che poi è scritta al Papa, cioè è scritta una persona che comunque magari tu prima non lo seguivi. Io. No, non lo seguo proprio. Io sì, comunque il gergo gli appartiene, nel senso, ma hai rotto il cazzo, non è che lui non l'abbia mai detto. Sì, capito? Sì. Non è che hai detto chissà. Però te posso dire che tante volte è questo poi che spinge pure tante persone nella vita reale a non denunciare, no? Perché dici, vabbè, ok, se denuncio devo pagarmi il legale, magari questo mi diffama, e tutta la gente che nel dubbio magari pensa male di me, no? Allora dice, meglio che non faccio meglio niente. Sto fermo. Hai capito? Invece come quando a scuola uno ti piange in giro e dici, vabbè, mo non dico niente, se no c'ho tutta la scuola contro. Brava. Solo che coi social adesso si è amplificato, no? Si certo, è si è amplificato triplicato tutto. Tutto. Ormai cioè, hanno creato tutti una specie di gerarchia, no? Anche solo di tu c'è due follower che parli a fa. Allora tutta la gente che lo segue perché lo segue. Perché certo. È gente inutile. Cioè pure voi riflettete un attimo, lo seguite, seguite una persona che pensa che voi non possiate di la vostra perché siete seguiti da... Certo, io non voglio fare una campagna contro di lui e a favore mio. Io voglio che sia ad esempio questa cosa che magari è scoppiata per le cose più piccole. Per le cose più piccole che succedono nel quotidiano, che possa essere una botta dall'amica a scuola, che possa essere un insulto per strada, che possa essere qualsiasi cosa. A livello legale lo dico, ma senza problemi, perché un'informazione di dominio pubblico non è solo diffamazione, ma è diffamazione per mezzo stampa. Perché lui parla alla libera parola a 1,5 milioni di persone, si sta parlando del bar. Non si sta parlando della cameretta al telefono con la migliore amica. È pure violenza psicologica. Si sta parlando di una persona che va in televisione, cioè ha una credibilità a livello sociale, capito? Esiste il blocco su Instagram. Blocchi e basta. E poi non sai mai chi ti trovi dall'altra parte, quindi... Basta. Comunque è lui che ha fatto pressioni a Martina perché non gli rispondeva e continuava mentre stavi sì, al palco io so... con Tofia. Io guarda. Ti rispondi. Queste sono pressioni e violenze psicologiche. Quindi io con cioè, tranquillità te posso dire che io prima te lo faccio vedere pure a te. Ma questa è la mia storia, vedi? Vedi? Sì, sì, sì ieri l'ho vista. No, no, per dirti, e qua parte lui. Guarda quanto tempo ci ho messo io prima di rispondere. Madonna santa. Guarda il tempo. Fammi contare tutti i messaggi di me. Cioè, no, guarda il tempo che ci ho messo 1, io. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dopo 25 messaggi 4 video che scompaiono subito. Io ho risposto, sì. Ho risposto, scusate, poi io, senza entrare nel merito, io ho finito qua, io non gli ho risposto più, guarda, uh-huh. Ho continuato lui, guarda. Gli altri 5-6 messaggi. E poi ricomincia dalle 5:23 lui. Uh-huh. Cioè io non ho, cioè ma io dico, cioè scusate, dire... io non è che voglio essere polemica, ma io quanto una persona può stare zitta? Comunque, esiste stalking dal vivo e tutti questi messaggi, pressioni, veramente, cioè esiste pure la polizia postale, quindi direi la prossima volta date un po' una placata, uno non è che vuole essere cattivo, però mo è beccato Martina che comunque non, cioè, mo te sei calmata e giustamente andrà per le vie certo, che... legali. Che legali, non che pensa dire. Che siano più consone e opportune, però non si fa così, soprattutto perché cioè, tu non la conosci, poteva essere pure una ragazzina che, vabbè, ha detto una cosa come quelli che lo seguono, mo lo stanno aiutando, no? Sì, sì, con la ma quante persone lui ha ripubblicato, compresa me, che dicono, dai, perdona che avete rotto i coglioni! Capito? Ma quanti lo dicono? Io ho detto la stessa cosa... Ah, se capitava in 12enne... Cioè... Sono fatto dalla palestra, non è che andare in palestra te deve montare la capoccia. Ma no, ma ognuno è libero di essere quello che vuole. Cioè io non ho mai pianto sul mio fisico, cioè ma proprio un esempio negativo, tu sai, perché cioè, ma la vedete o siete ciechi? L'esempio negativo perché fa ride la gente e ma mostra un po' di panzetta e sti cazzi, Martino. Cioè, basta. No, no, è proprio... Ma sai quanta gente lo segue e invece è veramente in sovrappeso? E segue comunque un idolo che magari è pure il loro idolo. Allora che, faccio la domanda a queste persone: dietro dice cose brutte di loro. Perché lo seguite? Perché vi fa divertire dopo che vi insulta. Ma perché? Come ha insultato lei, quello che intendeva per lei lo intende per tutti voi. Io spero che lui chieda scusa almeno alla gente che comunque certo. Se può essere sentita
offesa, no, presa di mira, perché nel momento in cui Martina ha pubblicato una cosa, sei cicciona, sei grassa, non devi pubblicare queste cose, non c'è diritto di replica, c'è tanta altra gente che si sarà sentita toccata, comunque quelli che si sono sentiti, che sono stati solidali con te, certo, si sono sentiti tutta la gente che mi ha detto sempre la stessa cosa, cioè, ti ha detto cicciona a te, schifosa a te, come se l'avessi detta a me, perché pure c'ho il doppio mento, pure io magari sono leggermente in sovrappeso. Non vi tirate indietro, perché chi è vittima di queste cose non è mai colpevole. Non è mai colpevole, perché non c'è niente che possa dare l'autorizzazione a una persona a parlarvi in questa maniera. Dovete parlare per vie legali. Parlare, se siete piccole parlate con la vostra famiglia, perché io ho pure una bambina piccola di 6 anni, quindi posso anche capire, no? Se succede a mia figlia, no? Parlate e tutelatevi e non denunciate, ma denunciate proprio. Già tua figlia? 6 anni. Già da così piccoli c'hanno i social, eh? Sì, sì. Quindi magari la riconoscono pure i ragazzini, capite a che livello denunciate, tante mamme mi fermano fuori strada stamattina, ma che ti ha fatto, ma che ti ha detto? Denunciate ragazzi, denunciate, perché la legge, anche se non sempre, sta sempre dalla vostra parte. Su queste c'è un limite, cose c'è una scadenza, cioè 90 giorni. Ho subito una cosa brutta 6 anni fa, ho trovato il coraggio di parlare nel mio canale YouTube, non avevo parlato manco con mia madre. Ormai, a parte che i legali non possono più fare niente, oltretutto la persona colpevole mi ha scritto che si è riconosciuta nel video e che mi avrebbe denunciato, sì sì, senza che io ho fatto nomi e niente, ma sì, a parte sì, che nel momento in cui tu non fai nome, questo video, cioè, non è che ti porterà niente di male, non è riconoscibile la persona, nel senso, se voi state qua è perché sapete già, quindi ci si è messa da sola in queste condizioni. Che vuoi dire che appena te citofono adesso c'è l'ansia? Cioè, veramente, stai in ansia, ma vi rendete conto di quello che fate? Oddio, ma prima stavi così? Perché sennò sei venuto a metà. Io spero di non mentire. Dove stavi prima? Prima stavo qua? Così. Ok, stavi vicino, te vedevi? Eh sì, non so se è metà. Vabbè, in casa avete visto Martina a metà, comunque è la testimonianza, no? Che conta. Comunque, l'ultima cosa che io ci tenevo a dire è che la prima cosa che Martina mi ha detto è che non voleva appunto nuocere, si dice, a questa persona, cioè che voleva soltanto, con questo video intendo, voleva diffondere la sua voce e farvi capire che queste cose sono sbagliate, però la prima cosa che mi ha detto non è che io voglio far passare che lui è il mostro. Sì, che... sì, no, no. Quindi evitate di fare altri castelli, lo dico anche alla persona in questione. Io la invito a chiedere scusa, anche se sono sicura al 99% che non lo farà. Avrebbe già fatto. E spero non te causi altre pippe mentali sta gente che ti scrive, spero la smettano. E tu vuoi dire altro? No, non aggiunge niente, solo di non aver paura. Di aver paura e di parlarne sempre, di non chiudervi in voi stessi e di non pensare che tutto quello che vi viene detto è la verità. Ti volevo ringraziare a prescindere da tutto, perché vabbè, è una cazzata quella che dico, però spero, ho visto i lavori che hai fatto, ma a parte il video, vabbè, tanto taglierai questa parte. Se poi la metto, a me fa piacere. No, vabbè, comunque tu sei una ragazza comune come me, quindi questa è la cosa, perché ti ripeto, come altre persone mi hanno detto, di la tua, non mi hai detto a nessuno, perché, no, grazie a te, perché io voglio proprio questo, persone semplici che parlano delle cose semplici in maniera semplice, senza trucco parrucco, senza cavalli montati o cazzi di questo genere. Quindi io ho visto i tuoi lavori, come tu penso che hai visto la mia storia, sì. E quindi volevo proprio questo, che uscisse la problematica, non il gossip, quindi non mi interessa andare sui giornali a dire, cioè questo è quello che deve essere, la mia esperienza deve essere ad esempio ai ragazzi più giovani e alle persone magari più deboli, questo. Te fa onore questa cosa, ti ringrazio. Cioè, anziché incazzate, no, non è che te sei limitata ad andare a pedicare. Mi sono incazzata, giorni mi sono incazzata. No, ma fai bene pure essere adesso, nel senso non è che lo stai a mandare a fanculo. No. Quindi però lo voglio un attimo ridare, voglio spostare l'attenzione che quello che dice comunque... C'ha delle conseguenze. Grazie mille per aver fatto parte di questo video e per essere fidata di me. Scriveteci quello che pensate e insulti verranno bloccati, perché io vi segnalo e faccio chiudere tutti i canali, tranquilli, non so come Martina. Ma non mi sono fatta pure io, faccio pure i video in cui mando tutti a fanculo, proprio tranquillo. Ah, bene. Se mi insultano rimetto tutti i screen e mando tutti a quel paese, tutto qua. E parlatene sempre, tanto il mio canale è incentrato su questo, perché ci piano tutti per culo, però... Se è vero che l'unione fa la forza, noi dobbiamo rimanere tutti uniti. Beh, si ama, ciao Volpette e ciao sconosciuti che hanno visto questo video, che non lo siete più, perché commenterete, ciao. Doppiamente. Ah, sì.
Vai, dopo faccio lo screen bago per te. Dici no, pure te.